Buongiorno a tutti, continuiamo questo cherigma, questo proclama, questo discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia, di Pisidia. Abbiamo visto precedentemente un discorso che riprende brevemente tutta la storia della salvezza. Ecco, teniamo presente che gli apostoli e Paolo e Barnaba erano dei giudei, quindi erano eh, molto, molto legati alla loro storia e credo che eh, così debba essere anche per noi, ma ne parleremo negli spunti. Leggiamo i primi versetti 26-29. <coughs> Uomini e fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata questa parola di salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non hanno riconosciuto questo Gesù. E condannandolo, hanno adempiuto le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. E non avendo trovato nessun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che fosse tolto di mezzo. Dopo aver compiuto tutto quanto era stato scritto riguardo a lui, lo calarono dal legno e lo misero in un sepolcro. Il discorso si rivolge ai fratelli, tra, tra gli ebrei ci si chiamava fratelli, fin dai tempi di Mosè, e figli e stirpe di Abramo, ecco, nelle società, nelle, nel sistema tribale il capostipide il capostipite e la fratellanza ehm, di, di razza e di provenienza di discendenza sono importantissimi. E, e quindi Paolo si qualifica come uno di loro e non uno appartenente a una setta che non ha niente a che, a che vedere col giudaismo. Questo è molto importante. Vedete anche qui c'è una continuità tra la storia antica e quella nuova. E sono i, i timorati di Dio. E San Paolo parla di una parola di salvezza. Ecco, questa è... questa lo, questo lo si può dire solo riguardo a Gesù, che si chiamava Yoshua Salvatore e come vedremo è venuto a portarci una possibilità di salvarci eh, dal peccato soprattutto e dalla morte. Abbiamo già detto precedentemente che peccato, corruzione e morte sono in continuità. Il peccato procura la corruzione e la, cor e la corruzione procura la morte spirituale. Che, come dice Isaia, e anche come riprende, riprende Luca nel, nel nostro libro, eh, quel verme che non muore e, che, e quel fuoco che non si estingue. E poi c'è un, un, un breve racconto, appunto, dove Paolo riprende la passione, la risurrezione del Signore. In questo caso, dice, gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi. Il rifiuto è partito da lì, c'è stato lì, in Galileano, dove Gesù operava. Eh, non l'hanno riconosciuto. Ecco, c'è qui il rifiuto di Israele che è, 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 è molto angosciante, ecco, perché... I capi soprattutto hanno, hanno instigato il popolo e il popolo è andato dietro ai loro capi, che come sappiamo erano corrotti e non lo hanno riconosciuto e anche oggi una grande parte di Israele non riconosce Gesù, non è neanche un profeta, è un impostore, leggiamo sul Talmud, il rifiuto continua anche oggi, San Paolo lo chiama l'indurimento il, il di Israele, hanno indurito il loro cuore rispetto alla, al loro Messia, alla loro salvezza. Poi c'è la condanna che però Paolo dice che sembrava una sconfitta eh, assoluta ed epocale del Messia, invece eh, vedete l'importanza delle profezie, San Paolo dice hanno adempiuto senza volere le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. <coughs> e vediamo qua, ne abbiamo già parlato, di questo mistero per cui <coughs> il piano di Dio è e anche quello di Satana si, si congiungono nella morte del Signore, però poi eh, Dio lo resuscita e, e, e Satana a, subisce una sconfitta eh, epo epocale ed eterna. E, e vedete il legame sempre con <coughs> le profezie. Ne parleremo anche negli spunti. Poi San Paolo, al versetto 28, dice che non hanno trovato motivo di condanna a morte <ride> e l'hanno consegnata a Pilato perché fosse tolto di mezzo. Cioè, qui viene, emerge eh, la nozione che, eh, che Gesù è stato condannato senza, senza motivo: è stata la condanna di un innocente. E poi dice San Paolo dopo aver compiuto tutto quello che era stato scritto riguardo a lui, ancora una volta un accenno alle profezie, questo elemento è importantissimo anche per noi. Eh, ne parleremo negli spunti, ma eh, vediamo che nelle catechesi di tutti gli apostoli, eh, di Paolo, di Barnaba si fa sempre riferimento alle profezie perché è un modo di confermare storicamente, potremmo dire anche scientificamente, la, la realizzazione del piano di Dio, perché era già stato <coughs> predetto dai profeti molti secoli prima della venuta del Signore. Andiamo avanti. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti, egli fu visto per molti giorni da quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i Suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai Padri si è realizzata. Proprio questa Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel, nel Salmo 17. Secondo, mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. <coughs> e che Dio lo ha risuscitato dai morti in modo che non abbia più a tornare alla corruzione, così ha detto, darò a voi le cose sante di Davide, quelle sicure. Per questo anche in un altro luogo dice non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Davide infatti dopo aver reso servizio al volere di Dio nella sua generazione si addormentò, fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Davide infatti dopo aver reso servizio al volere di Dio nella sua generazione si addormentò, fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non vide la corruzione. Ecco, per sommi capi, solo degli accenni, ricordiamo questa, questo discorso che più o meno seguendo gli stessi riferimenti aveva fatto anche Pietro nel discorso della Pentecoste. E, e qui al versetto 30 c'è il... Il cherigma della risurrezione di Gesù. Ecco, da qui eh, deriva l'esistenza della Chiesa cristiana, come sappiamo, che nasce dopo la risurrezione, perché i discepoli erano, erano tutti scappati, avevano paura dopo la morte del Signore. E credono dopo la resurrezione, un fatto. Eh, straordinario e irripetibile, che poi andranno a, a raccontarlo per tutto il mondo allora conosciuto. Si parte da lì. San Paolo lo mette in grande evidenza. Mette sempre la risurrezione, oggi non se ne parla, se ne parla poco, ma è il centro delle catechesi degli apostoli, il dato della risurrezione. Poi Paolo eh, ricorda che Gesù risorto fu visto: non, a, non apparve, fu visto, è molto più concreto. Un'apparizione potrebbe essere uno spirito, e invece no, eh, fu visto proprio. Eh, eh, dice San Pietro che, che Gesù aveva bevuto e mangiato con loro addirittura. E, e poi ci sono i testimoni, come abbiamo visto anche per le lezioni di Mattia precedentemente, nei primi capitoli, eh, i testimoni scelti da Dio sono presi tra, 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 tra quelli che avevano seguito Gesù fin da principio e l'avevano visto risuscitato, quindi che avevano in mano e nella mente e nel cuore tutto, tutto il ministero di Gesù. Gli altri... Non potevano perché non avevano i dati, perché Gesù si muoveva di città in città, quindi tanti discepoli l'avevano visto due o tre volte, ma invece i discepoli che erano stati sempre con lui, eh, era ben giusto che fossero loro testimoni perché avevano vissuto con lui appunto dal Vangelo di Giovanni, sappiamo, fino alla resurrezione e fino all'ascensione. <coughs> e dice questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo e poi c'è la nuova novella Ev Angelion la buona notizia le good news si, dovrebbe, si potrebbe dire oggi eh, che è appunto quella della resurrezione si parte sempre da lì e poi si spiega tutto il resto, ci sono tutte le altre cose, la remissione dei peccati, come vedremo, ma si parte sempre dalla risurrezione del Signore, che era una promessa fatta ai padri. Ecco qui io ho fatto un, uno studio, eh, leggendo la Bibbia, mi sono segnato tutti i luoghi in cui è, è promessa nell'Antico Testamento la risurrezione dai morti. E ho fatto sei pagine piene di citazioni. E alcuni dicono che non si parla di resurrezione, ma è una bugia eh, una, enorme, e se ne parla in tantissimi luoghi. E, e quindi anche di questo si dovrebbe parlare, e poi della sua realizzazione non era solo una promessa basata sulla parola, la risurrezione del, del Signore è un fatto concreto, storico, per il quale noi sappiamo che Dio ha la, la forza, la potenza e la scienza per risuscitare i morti, come ha fatto con Gesù, lo farà anche con noi. E questa promessa è stata edempiuta per noi, dice Paolo, prima di tutto per Israele. I figli dei padri e, e poi cita il salmo secondo dove quel versetto che dice mio figlio sei tu oggi ti ho generato paolo interpreta che questa generazione è riferita non alla nascita ma alla resurrezione e probabilmente c'ha ragione e, e poi per affermare la resurrezione ancora una volta c'è la citazione del salmo 16 eh, che vedremo dopo però prima c'è una citazione di Isaia che dice a voi darò le cose sante di davide quelle sicure andiamo a vedere la citazione di Isaia che è molto pregnante Paolo è molto intelligente, cita Isaia in questo punto che dice, producete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete, vedete, la risurrezione. Poi dice, io stabilirò per voi un'alleanza eterna, vedete c'è anche l'alleanza eterna. <ride> Se c'è un'alleanza eterna c'è anche la vita eterna. Poi dice, i favori assicurati a Davide. L'alleanza eterna era stata stipulata da Dio con Davide. E poi subito dopo parla del Messia. Eh, vedete che le due cose sono unite. resurrezione, salvezza e Messia sono negli stessi versetti di Isaia nell'oracolo. «Eccolo costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni». Isaia 55, 3-4. E poi dice in un altro luogo, che sappiamo che è il Salmo 12, cita appunto quel versetto importantissimo dove Davide dice «Non pernerterai che il tuo santo veda la corruzione». Questo riprende anche le catechesi di Pietro, i discorsi di Pietro e al popolo, i primi che abbiamo visto. E poi... Paolo, come, come, faceva, come ha fatto Pietro, eh, spiega bene ecco, che in quel salmo lì eh, Davide muore dopo aver seguito il Signore e si addormentò. Anche qua ecco, la morte dei santi è descritta come un sonno, quella di Erode è come una morte. Ricordiamo anche questo, abbiamo già visto. E quindi Davide mh, si addormenta in attesa, anche lui, del Messia che eh, avrebbe, avrebbe attuato quelle ecco, promesse antiche anche della risurrezione. E poi dice, Davide sì che vide la corruzione, però eh, allora questo santo che non vede la corruzione è il discendente di Davide, è il Messia. Quindi vedete che anche... Anche Paolo appoggia la resurrezione, il dato della resurrezione rifacendosi in questo caso al Salmo di Davide. E poi dice ancora al versetto 37, dice, ma colui che Dio ha risuscitato, cioè Gesù, non vide la corruzione. L Espressione semitica che vuol dire che eh, non ha visto la morte. L'ha vista la morte, l'ha gustata, come dice la Sacra Scrittura. Ma non la corruzione perché è risuscitato e vive per sempre. <ride> Andiamo avanti, versetto 38, 41. Vi sia dunque noto, uomini e fratelli, che per mezzo di Lui a voi è proclamata la remissione dei peccati e da tutto ciò per cui non vi era possibile essere. Giustificati mediante la legge di Mosè. In lui chiunque crede è giustificato. Guardate dunque, che non giunga su di voi ciò che è detto nei profeti. Guardate, beffardi, stupite, e andate a nascondervi, perché un'opera io compio ai vostri giorni: un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. <coughs> Allora qui c'è un altro proclama, una notizia nuova, anche se, era, anche se la troviamo nei profeti. Però allora era una promessa e qui è, una, è la realizzazione, cioè la rimissione dei peccati. E, e poi eh, da tutte le altre cose per le quali non era essere giustificati con la legge di Mosè. La, la legge di Mosè non, non prevedeva la, la remissione. La remissione vuol dire togliere il peccato, cioè, nasconderlo, perdonarlo, coprirlo, vuol dire tutte queste cose, come diceva anche Isaia. E, e mediante la remissione dei peccati si ha la giustificazione, termine tecnico di Paolo come sappiamo nelle sue lettere, parla tantissimo della giustificazione, perché l'Antico Testamento in, in tanti luoghi e in tanti modi ha sempre affermato che nessun vivente davanti a te è giusto. Prendo solo una delle citazioni che potrei prendere, ma potrei citarne tante altre, il Salmo 143.3. Cioè, L'uomo non, non riusciva, non poteva essere giustificato, cioè ritenuto giusto da Dio a motivo del suo peccato, e non c'era la possibilità di liberarsi del peccato, e c'è solo ora. È per questo che San Paolo dice una parola di salvezza. La legge di Mosè. Ehm, come dice San Paolo benissimo nelle sue catechesi delle lettere, la, la legge di Mosè mette, individuava il peccato ma non dava la possibilità eh, di rimetterlo. E, e poi non c'era la grazia. E senza la grazia lo sappiamo tutti, e non riusciamo a non abbiamo la possibilità, non abbiamo la forza di resistere al peccato, perché siamo fatti così. Nessun vivente davanti a te è giusto, dice il salmista. E, e poi c'è una minaccia che, che Paolo... Eh, che Paolo fa agli ascoltatori, citando invece il profeta Abacu, che questa è una citazione tipologica, e li mette in guardia, dice guardate bene che non giunga a voi ciò che è detto nei profeti, cioè il castigo. State attenti a non, a non fare come i capi religiosi di Gerusalemme e il popolo che hanno... Eh, rigettato il messia perché eh, avrete un castigo ancora ancora più severo e quindi il, il passo di Abacuc che nel contesto della eh, della invasione caldea ecco è molto significativo eh, perché perché là eh, si, si, si profilava la disfatta nazionale completa è l'esilio a parte dei Caldei, ma Paolo ricorda quel momento drammatico della storia di Israele, e dice praticamente: che guardate che se rifiutate Gesù incorrerete in una sanzione ancora più grave di quella dell'esilio e della disfatta nazionale. Guardate beffarti, stupiti, stupiti, andate a nascondervi. Ecco, e poi bisogna leggere anche quello che c'è dopo: che parla dell'invasione dei caldei. E sappiamo che queste cose, eh, il rifiuto di, di Israele, storicamente, come anche Gesù l'aveva predetto, eh, il castigo arriva nel 70 d.C., con la presa di Gerusalemme da parte dell'esercito di, di Tito, l'imperatore romano la distruzione del tempio e della città e la diaspora. Vedete che la, la profezia di Abacuc si realizza nella stessa modalità. Il rifiuto di Israele viene punito. Il Signore lascia alcune decine di anni eh, il popolo nella terra gli dà il tempo ecco, di convertirsi ma eh, a un certo punto però poi il popolo continua a risettare eh, il, il messia che gli era stato mandato e alla fine viene, viene punito storicamente quindi il popolo ebraico perde la terra perde il tempio perde il culto del tempio perde tutto e se ne va nella diaspora questo da duemila anni è così storico ecco però parla abacupa di di un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse io credo che parli della resurrezione che è l'opera di dio è più importante ma anche la più imprevedibile la risurrezione concreta di un uomo morto da tre giorni e poi risuscitato e che vive per sempre il Signore. Ecco, eh, per concludere leggiamo gli, ulti, gli, ultimi, gli ultimi versetti e mentre uscivano gli domandarono che queste parole fossero annunciate il sabato seguente, sciolta poi l'assemblea, molti giudei e pi proseliti Seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, si persuade, li persuadevano a perseverare nella grazia di Dio. C'è una conversione di una parte di giudei e anche proseliti, i proseliti erano coloro che avevano aderito al giudaismo, ma non erano di razza ebrea, però erano pii, quindi erano i proseliti vengono, entrano nel nell'Israele di Dio, anche se sono pagani, c'era la possibilità eh, di fare questa, questo cambio, ecco, di entrare nel popolo di Dio a fin dall'antichità. C'erano ecco, diversi proseliti nella diaspora, in tutto il mondo allora conosciuto. E la cosa che è importante è che qui Paolo e Barnaba con dei giudei. Residenti all'estero, della diaspora, ha successo. Queste persone si convertono e chiedono di continuare, ne vogliono sapere di più di queste cose. Si intrattengono a parlare con loro, con Paolo e Barnaba, e, e Paolo e Barnaba li, li incoraggiano a, a seguire questa via. Ecco, la, la, il cristianesimo eh, nei primi secoli era chiamata la via, quindi, essendo una via, bisogna perseverare. Questa è l'ammonizione che fanno Paolo e Barnaba: perseverare nella grazia di Dio, rimanere in Dio e continuare il cammino, questa volta però con un patrimonio di dottrina che è completo perché. C'è tutta la dottrina del Vangelo che è il compimento di tutte le profezie antiche. Questo secondo discorso è in realtà un proclama, un kerygma. Non è proprio una catechesi. Le catechesi di Paolo sappiamo dalle lettere che duravano anche molto, fino a tarda notte. Poi, come abbiamo visto ad Antiochia, parlo... Paolo e Barnaba rimangono in quella comunità per istruirla un anno intero. Quindi è un proclama, ma appunto perché è un proclama molto sintetizzato, io vorrei ricordare tutti gli elementi che servono per, per dare i primi rudimenti cristiani, i punti cruciali della storia della salvezza. Guardiamo alcuni, ad esempio il contatto storico con le profezie. Provate anche voi che vi impegnate nelle parrocchie <ride> come si dovrebbe fare il catechismo ai ragazzi, ad esempio per la Cresima quando sono un po' più grandini. Bisogna parlare anche delle profezie perché sono importantissime. Qualcuno tanti secoli prima della venuta di Gesù aveva già parlato di tutte queste cose. Quindi il legame storico, il contatto storico con la storia del, del popolo di Israele, ma soprattutto con le profezie, con le promesse antiche, bisogna ricordarlo. Io ho detto l'altra volta che. Lo dico anche oggi, che non leggiamo più l'Antico Testamento, Testamento, ma è fondamentale, perché sono le prove storiche di quello che è accaduto, che Dio ne aveva, ne aveva già parlato per mezzo dei profeti. Noi abbiamo anche i, i manoscritti di queste profezie pre-cristiani. Abbiamo tutta la Bibbia greca che è pre-cristiana, abbiamo dei rotoli anche, anche pre-cristiani, e poi eh, abbiamo la, tradiz la tradizione manoscritta che ci ha consegnato il popolo di Israele anche a noi. Ecco, questa è la prima cosa. E poi c'è la parola di salvezza. Ecco, io eh, ne abbiamo già parlato, sappiamo di cosa si tratta, però questo questo tema andrebbe sviluppato in una serata almeno, si può parlare per una serata solo di questo. La parola di salvezza, perché ci salva la parola? Si deve spiegare, noi lo sappiamo, ma ci va del tempo. Ecco. E poi il concetto di salvezza, che non è una salvezza politica, come Speravano i giudei, una liberazione dal gioco eh, dell'oppressore, cioè del, de, dell'impero romano, ma è una salvezza esistenziale data a tutti gli uomini, a tutti gli individui, a tutti gli uomini, ma anche a, tu, a ogni individuo uno per uno. E basta dire sì a questa parola e, e si sì, ha la salvezza. Poi l'altro concetto è la resurrezione di Gesù: ecco, si parte da lì. Se ne parla poco, io non lo dico io, eh. sono tanti che si lamentano, anche dei Papi, dicono che si parla poco del peccato e della resurrezione, cioè di tutte le cose fondamentali per la dottrina cristiana. Proviamo a a pensare ecco, di, di, nel Catechismo di mettere dentro tutti questi elementi fondanti eh, della dottrina cristiana come hanno fatto Paolo e, Sa e Barnaba. Ecco, poi leggeremo anche qualcos'altro, il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma eh, non si può prescindere da questi temi e da questi dati. E poi la realizzazione della promessa fatta ai padri. Ancora una volta qui... Bisognerebbe avere un po' di coraggio e, e, e tirare fuori l'Antico Testamento, fare vedere i punti in cui Dio aveva già preordinato tutte queste cose, come fa anche Filippo con l'Eunuco, Isaia 52-53, un testo da cui si parte, non ci si arriva. E' da lì che l'Eunuco capisce l'oracolo del dio di israele si era realizzato perché sapeva benissimo che il profeta isaia scriveva otto secoli 7 8 secoli prima di cristo il rapporto con la storia ne parlerò anche dopo il rapporto con la storia non possiamo tralasciarlo e poi c'è il Messia, ecco, poi si comincia a parlare di Gesù dopo aver parlato di Lui nelle profezie. Poi anche il dato della risurrezione. Non basta dire che Cristo è risolto, bisogna anche dire tutte le volte che nell'Antico Testamento eh, i profeti annunciano il dato della risurrezione. Sono cose importantissime perché eh, ci tengono legati a una storia concreta, ne parlerò dopo. E poi eh, il concetto di peccato è il bisogno di esserne salvati. Il grande problema dell'uomo è il peccato. Il problema dell'ingiustizia e degli orrori del nostro mondo è un problema umano, è l'uomo, è il peccato che ci mette in una situazione del genere, un mondo corrotto, allora si deve partire dall'uomo, perché il problema è un problema umano, esistenziale, la non conoscenza del bene e del male, oppure il rifiuto della verità assoluta ed eterna che ci è tramandata nelle sacre scritture, il rifiuto di Dio. Questi sono i problemi. E quindi perché nelle apparizioni della Madonna a Fatima, ma anche a Mezzugorje, la Madonna chiede la conversione? Perché sa benissimo che un mondo nuovo, che lo desideriamo tutti, non si può fare se non con uomini nuovi, cioè che si sono convertiti e che iniziano un cammino di fede per purificare se stessi e se lo facciamo non dico tutti ma in tanti io credo che il mondo possa cambiare ma poi vedete che le cose sono andate male dopo il messaggio di fatima non c'è stata la conversione e la madonna aveva predetto che ci sarebbe, se non c'era la conversione ci sarebbe stata una seconda guerra mondiale molto più, più grave e dolorosa che non la prima. Ecco, poi l'ultima cosa che volevo accennare è che rispetto a tutte le altre religioni il cristianesimo e il giudaismo non sono un mito. Questo, eh, guardate che... Eh, io ho, ho fatto un, un giro sulle concordanze, sono andato a vedere la parola greca mitus eh, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, cioè 4-5 volte, sempre in senso negativo, riferito ai miti pagani. Eh, Bensirach chiama, eh, chiama le, i miti pagani i miti senza tempo, cioè non legati alla storia. Eh, San Paolo eh, favolette, miti per, per vecchierelle, dice, addirittura in modo sarcastico, perché gli ebrei sapevano benissimo che la loro storia, le loro promesse e tutto era, era un Dio che agiva nella storia e abbiamo anche le prove archeologiche. Posso dirne tante, ma ad esempio se andate al muro del pianto vedete le pietre più in basso, quelle più grandi e squadrate, erano le pietre del, del Tempio di Salomone, costruito mille anni prima di Cristo. E poi tanti altri luoghi che sono stati ritrovati. Poi ci sono i manoscritti, la, tra, la tradizione del popolo che ancora oggi mantiene le consuetudini della legge di Mosè. Eh, quindi eh, questo è importante, se non c'è un contatto con, la, con tutta la storia umana ecco, e la storia di Israele, anche una persona semplice potrebbe pensare che anche il cristianesimo e il giudaismo siano dei miti, ma eh, questo eh, è proprio quello che differenzia eh, dal mondo pagano la religione giudaico-cristiana. Ecco, poi l'ultima cosa, molto brevemente. San Paolo ci parla della giustificazione, anche qua come ho detto prima ci vorrebbero due o tre serate per spiegare questo termine, per aprire il file e farlo comprendere bene. E, e oggi manca il concetto di peccato che come ho detto è il grande problema dell'uomo, non c'è più anche nella nostra Chiesa il concetto di peccato, una volta i nostri nonni e i nostri padri ci dicevano di fare l'esame di coscienza, oggi non se ne parla più, non ne parlano più neanche eh, i preti, non è per infondere dei sensi di colpa, però è una cosa importantissima avere la nozione di peccato perché noi dobbiamo purificarci in questa vita. Quando finirà non ci sarà più il tempo e pagheremo dopo è quello che non abbiamo fatto prima lo pagheremo a caro prezzo eh, queste cose non si dicono ma sono i rudimenti della, della dottrina cristiana come abbiamo visto anche oggi nel discorso di paolo questi giudei di antiochia di pisidia e quindi se c'è il peccato c'è un'esigenza di salvezza individuale e collettiva. La salvezza ci viene dalla remissione dei peccati, questa opzione che è costata a caro prezzo, dice San Paolo. La vostra salvezza è stata pagata a caro prezzo col sacrificio di Cristo. E oggi non si va più a... Non si va più a confessarsi. Il ministero della riconciliazione è quasi dimenticato. Io sento, lo sento dai preti, io non sono sacerdote, però tanti preti lo dicono, sono molto preoccupati. È venuto a mancare il senso del peccato e perciò anche l'esigenza di avere la salvezza. Quindi se uno non sa, ecco, non, non, non ha presente la nozione di peccato, non può avere neanche la nozione di salvezza. Sono due cose che vanno insieme. Sì, certo c'è la risurrezione la vita eterna, però poi c'è anche l'elemento del peccato che dobbiamo risolvere in questa vita, come ho detto prima, per non pagarla cara non parlo neanche dell'inferno, ma parlo del purgatorio, il signore lo dice, in verità, in verità vi dico, pagherete fino all'ultimo spicciolo. Pace bene a tutti e buona giornata.